scuole italiane, non solo fiorentine. Anche questo è un progetto importante. Voi sapete, Scuola Città si è caratterizzata per la continuità tra gli ordini di scuola, ma adesso c'è questo lavoro proprio di trasformazione del modo di insegnare, del modo di costruire anche l'organizzazione interna alla classe, dell'uso delle tecnologie. E quindi, ripeto, non ne devo parlare certo io, però vi invito a prestare la massima attenzione per questi nostri contributi. Infine, un ultimo progetto che è nato grazie a un impegno della Regione Toscana, che fu affidato alla provincia di Pisa, al comune di Scandicci, nella gestione. Adesso è entrato anche la provincia di Firenze e riguarda tutta la nostra regione. Sono da circa 10 anni tante esperienze legate all'insegnamento delle scienze della matematica, all'innovazione appunto in questo insegnamento. E noi ci siamo posti questo problema di passare dalle esperienze a un'azione, a questo punto un'azione di sistema che diventi appunto riferimento per tutte le scuole, di tutti gli ordini di scuola, anche dalla primaria alla secondaria, per tutti gli ordini della Toscana. Questo lo facciamo attraverso una serie di, ci siamo dati una serie di azioni, una dietro l'altra concatenata, con l'obiettivo appunto di raggiungere questo fatto appunto che diventi pratica in tutte le scuole toscane. Per questo è stato messo in piedi un comitato scientifico, vede la collaborazione dei 3 atenei, perché è importante che ci sia questo rapporto stretto tra la scuola e tutti i centri di ricerca, di centri di produzione culturale che un territorio può esprimere. Noi abbiamo la fortuna di avere 3 atenei di grandissimo valore e su questo si impegnano. Poi abbiamo un rapporto, abbiamo coinvolto l'ufficio scolastico regionale, l'ex Indire fino a ieri governato da Giovanni, e ci siamo avvalsi anche dell'azione dei piani nazionali che il professor Berlinguer ha coordinato e coordina appunto per la diffusione dell'insegnamento scientifico, i progetti IS e, se non sbaglio, Matabel, quindi questi progetti sono diventati anche punti di riferimento. Il comitato scientifico ha valida continuamente le esperienze, quelle che superano la valutazione positiva di questo comitato scientifico diventano punti di riferimento e si trasformano in kit che le scuole possono possono utilizzare, ricevono un finanziamento per portare avanti l'esperienza che poi viene monitorata, successivamente valutata e appunto ne viene poi fatto un'analisi anche sui risultati, che possono essere anche negativi, perché noi dobbiamo provare, e questo noi lo stiamo sottolineando, io credo molto, e non si debba solamente dire un'esperienza o fidarsi di un commento sommario, perché i commenti sommari di solito sono sempre positivi. In realtà noi bisogna provare a definire alcuni parametri, rispetto a questi fare delle valutazioni e non vergognarsi degli insuccessi, perché se noi riusciamo dopo a diffondere i successi, ma anche a ragionare sugli insuccessi, noi sicuramente riusciremo a fare un passo ulteriore, un passo avanti. Quindi questo è l'impegno. La Regione Toscana, cosa non secondaria ed è per questo che di fatto andiamo avanti, ha deciso di finanziare in modo progressivo e pluriennale questo progetto e quindi farlo diventare un'azione, voglio dire, caratteristica della nostra Regione sull'insegnamento delle scienze e della matematica. Credo di dover finire perché credo di aver preso molto tempo. Questo progetto in realtà voi non lo troverete, noi lo invieremo perché lo stiamo mettendo insieme grazie alla dottoressa Gigliola Sbordoni che in qualche modo lo coordina, lo metteremo sotto forma utile per farlo presente alla rivista, per farlo circolare e vorremmo anche su questo provare a favorire quel dibattito che la vostra rivista riesce a mettere in moto su queste e tante altre
cose di interesse. Io mi fermo qui nel rinnovarvi appunto i ringraziamenti, gli auguri per essere qui, insomma, per poter svolgere anche un interessante convegno. Auguri per un ottimo soggiorno. Do la parola a chi dopo di me la vive. Grazie. Diamo la parola.